Morto Pelé nel 72 l'amichevole col Catanzaro in cui segnò due reti. Ci sono anche due reti al Catanzaro in amichevole nel ricco curriculum sportivo del grande Pelé. La notizia della scomparsa del calciatore, rimbalzata in tutto il mondo, ha colpito anche la Calabria. Sui siti sportivi e nelle chat della tifoseria del Catanzaro è riemersa quella sfida con il Santos dell'attaccante brasiliano giocato in America. Promossa per la prima volta in Serie A nel 1970, la formazione catanzarese, oggi prima nel girone C della Lega Pro, era nel frattempo tornata in B. Sotto la guida del presidente Nicola Ceravolo, artefice delle fortune del grande Catanzaro che portò la Calabria per la prima volta nella massima serie, i giallorossi, allenati da Gianni Seghedoni, presero parte ad una serie di amichevoli negli Stati Uniti. Al Roosevelt Stadium in New Jersey, davanti a 16.000 spettatori, tra cui molti calabresi emigrati, oltreoceano, il Catanzaro incrociò il Santos di Pelé. La partita finì 7-1 per i brasiliani, tra i marcatori quello che ancora oggi è considerato il più grande calciatore di tutti i tempi. Maurizio Gori sul 6-1 segnò il gol della bandiera del Catanzaro che fece esplodere lo stadio, come riportarono i giornali sportivi, non solo italiani, del tempo nonostante il pesante passivo. O'Rei segnò su punizione da oltre 35 metri la prima rete e il secondo con un pallonetto, due prodezze tipiche del leggendario giocatore. I calabresi uscirono sonoramente sconfitti, ma a testa alta, come titolò il Corriere dello Sport, la gara terminò con il pubblico che tifava per il Catanzaro al grido Italia, Italia. Prorogato commissariamento antimafia del comune di Nocera Terinese, la decisione del governo su proposta del Viminale. Prosegue per altri 6 mesi il commissariamento antimafia al comune di Nocera Terinese, a stabilirlo il governo nel corso dell'ultima riunione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi, per consentire il completamento dell'opera di risanamento degli enti rispetto ai condizionamenti da parte della criminalità organizzata, si legge nella nota stampa del Consiglio dei Ministri, ha deliberato la proroga di 6 mesi delle gestioni commissariali del comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, e del comune di Nocera Terinese. A maggio del 2021, a seguito dell'operazione Alibanti, il sindaco del comune di Nocera Terinese e i consiglieri di maggioranza si erano dimessi decretando la fine anticipata della legislatura. Successivamente era arrivata, su provvedimento del prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, la commissione di accesso al comune di Nocera Terinese e poi si è insediato il commissario prefettizio alla guida del comune. Prosegue dunque, da circa un anno e mezzo, il commissariamento dell'ente di Nocera. Giustizia, aumentata la pianta organica dei tribunali, due nuovi magistrati per Catanzaro. Sono state aumentate le piante organiche dei tribunali nelle sedi di corte d'appello per far fronte alle specifiche esigenze legate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR nel settore della protezione internazionale. Lo rende noto il Ministero della Giustizia, spiegando che il decreto ministeriale 22 dicembre 2022 prevede un incremento di 52 unità del ruolo dei magistrati nel quadro dell'adeguamento delle risorse organiche, 82 unità già attuato ai sensi dell'articolo 1,614 della legge 30 dicembre 2021, numero 234, legge finanziaria per l'esercizio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024. In relazione alle più gravose attività individuate per la giustizia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il provvedimento richiama le risultanze della relazione tecnica del 19 ottobre 2022 in ordine ai fabbisogni degli uffici giudiziari, provvedendo all'attribuzione di ulteriori 52 posti nei tribunali dei capoluoghi distrettuali. Lamezia, Guardia di Finanza sequestra 100 kg di fuochi di artificio pericolosi. Blitz dei finanzieri della compagnia pronto impiego di Lamezia Terme che nel quadro di un'intensificazione nel periodo delle festività natalizie e dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catanzaro, in due diversi interventi nel comprensorio lametino hanno sequestrato oltre 100 kg di artifici pirotecnici.
I fuochi appartenenti alla categoria F2 sono stati rinvenuti nei garage di pertinenza delle abitazioni di due soggetti privi delle previste licenze di pubblica sicurezza. Entrambi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia per reati in materia di armi ed esplosivi. Il peso complessivo della massa attiva di solo materiale esplodente era pari a 13,4 kg. Il materiale venduto a terzi avrebbe potuto costituire un reale pericolo per l'incolumità personale degli acquirenti e per la sicurezza pubblica. Il dispositivo di contrasto agli illeciti in genere, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, rientra nella costante attività della Guardia di Finanza, finalizzata alla difesa dell'economia legale, dei commercianti e dei cittadini onesti, anche attraverso la repressione della concorrenza sleale nell'ambito delle attività imprenditoriali, nonché per la tutela della salute e della sicurezza pubblica. Trasportavano 46 kg di materiale pirotecnico, sequestrati fuochi per 600 euro a Sellia Marina. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della stazione di Sellia Marina hanno denunciato all'autorità giudiziaria per trasporto di materiale esplodente, oltre il limite consentito, tre giovani botricellesi dell'età compresa tra i 19 e i 24 anni. Gli stessi, infatti, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sono stati sorpresi a bordo di un'auto mentre trasportavano materiale pirotecnico delle categorie P1 ed F2, costituito da 84 confezioni del peso complessivo di 46 kg circa, ben al di sopra del limite dei 25 kg imposto dalla legge. Gli artifici pirotecnici, aventi un valore di 600 euro ed acquistati nella stessa mattinata a Pomigliano d'Arco, sono stati quindi sequestrati. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente, una denuncia nel Reggino. A Brancaleone, personale del commissariato di Polizia di Stato di Condofuri, nell'ambito di un apposito servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di fabbricazione, detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente, ha sequestrato 41 kg di materiale pirotecnico di provenienza illecita e mal custodito. Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione in uno stabile privato non interamente rifinito e con una porta di accesso in semplice alluminio nella disponibilità di un soggetto residente in Brancaleone. Al primo piano il personale del commissariato di Condofuri ha rinvenuto 42 scatoloni di cartone contenenti 41 kg di carica esplosiva, giochi pirotecnici provvisti di marcatura CE, la cui autenticità è in corso di accertamento. Del tipo F2 categoria V gruppo D. I cartoni sono stati trovati accatastati, non in sicurezza e vicini a vario materiale altamente infiammabile. Il soggetto individuato quale possessore di detto materiale pirotecnico all'atto del controllo non è stato in grado di fornire le fatture d'acquisto della merce e pertanto il materiale esplodente è stato sequestrato e l'uomo denunciato in stato di libertà ex articolo 38 TULP e 678 del codice penale per detenzione illegale, fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplodente. Autopirata uccide chef nel Mantovano, arrestato 60enne originario del Cosentino. È stato individuato e arrestato il presunto pirata della strada che la notte di Natale avrebbe investito e ucciso Andrea Lodi Rizzini, chef di 43 anni, residente a Viadana, lungo la strada che da Viadana porta a Boretto, Reggio Emilia. Si tratta di un 60enne originario della provincia di Cosenza e residente in Svizzera. I carabinieri della compagnia di Viadana lo hanno individuato attraverso l'esame delle telecamere della zona, mentre al volante di una BMW Serie 1 con targa svizzera attraversava il ponte sul fiume tra Viadana e Boretto, a pochi metri di distanza da dove era stato trovato il cadavere dello chef, diretto verso Viadana. I carabinieri hanno ravvisato sull'auto i segni compatibili con l'investimento di Lodi Rizzini, che stava tornando a casa a piedi dopo aver bucato la ruota posteriore della sua bici elettrica e averla lasciata a Boretto. Il sessantenne questa mattina è stato sentito a lungo in caserma dal pubblico ministero Michela Gregorelli, che poi ne ha disposto il fermo per il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Dovrà rispondere anche di omissione di soccorso. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Mantova. Rinvenute marijuana e cocaina in sottoscala e vano ascensore a Reggio. Gli agenti della Polizia di Stato, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Calabria hanno rinvenuto e sequestrato 45 grammi di cocaina e 636 grammi circa di marijuana.
Gli operatori, nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio svolto nel quartiere Regino di Santa Caterina, hanno notato nel sottoscala di un edificio una busta di plastica nera con all'interno della sostanza stupefacente che, analizzata dal personale del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, intervenuto sul posto, è stata confermata essere marijuana. L'attività di polizia, proseguita grazie all'ausilio dei cani antidroga Hank e Kent e dall'intervento del personale dei vigili del fuoco, ha permesso di rinvenire nel locale tecnico del vano ascensore dell'edificio altre due buste in cellophane termosaldate, contenenti rispettivamente marijuana e cocaina, nonché sei involucri di carta stagnola con all'interno cocaina. Nello stesso edificio, nelle adiacenze di una finestra, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e due pacchetti di sigarette, all'interno dei quali erano occultate numerose dosi della medesima sostanza stupefacente. Medici cubani, l'ambasciatrice Averoff in Calabria, lavoreranno per migliorare gli indicatori di salute della Calabria. I medici giunti da Cuba in Calabria per lavorare negli ospedali della regione lavoreranno per migliorare gli indicatori di salute della popolazione calabrese. Cuba e Italia sono paesi molto simili. I nostri medici hanno già iniziato a studiare la lingua italiana a Cuba, ma ora approfondiranno le loro conoscenze all'Università della Calabria. I medici cubani hanno operato in diverse parti del mondo, alcune delle quali anche distanti dalla nostra cultura, come nel caso dei paesi islamici. In Calabria sarà sicuramente molto più facile. Lo ha affermato Mirta Granda Averoff, ambasciatrice di Cuba in Italia, nel corso di una conferenza stampa con il governatore Roberto Occhiuto, che si è svolta questa mattina alla cittadella regionale di Catanzaro. L'incontro con i giornalisti è stato organizzato all'indomani dell'arrivo in Calabria del primo contingente di medici cubani, formato da 51 sanitari, che dal 2 gennaio inizieranno il corso intensivo di lingua italiana all'Unical, per poi prendere servizio negli ospedali reggini. Noi abbiamo utilizzato le opportunità offerte da un accordo di cooperazione fatto dal governo cubano e dalla Commissione europea già nel 2017 e poi un varco normativo che ci dava la possibilità di ingaggiare medici cubani, ha ricostruito Occhiuto. Si sono generate tante polemiche e tanti intoppi burocratici, alcuni dei quali ci hanno consentito di chiudere un accordo ancora migliore di quello che avevamo previsto. Altri intoppi burocratici provenienti da diverse amministrazioni dello Stato hanno rallentato questa operazione, ma siamo davvero lieti di accogliere oggi il primo contingente di 51 medici cubani che contribuiranno a mantenere aperti i presidi ospedalieri dove è più difficile trovare dei medici. Costoro, ha ribadito Occhiuto, non ruberanno alcun posto di lavoro ai medici calabresi o italiani. Siamo pronti ad accogliere tutti i medici italiani e calabresi disposti a venire a lavorare in Calabria e lo stiamo facendo, accelerando sui concorsi. Ma 51 medici nella provincia di Reggio Calabria non saremmo riusciti a trovarli nemmeno in 3 anni. Utilizzeremo professionisti altamente specializzati che si sono distinti in tutte le parti del mondo dove si sono trovati ad operare. Sono molto felice, ha rimarcato il governatore, di una circostanza. Abbiamo modificato l'accordo iniziale, lo abbiamo fatto grazie alla disponibilità delle autorità cubane che ci hanno consentito di dare tutte le risorse ai medici. Sul conto corrente dei medici di Cuba arriverà lo stesso stipendio dei medici italiani. È una procedura eccezionale per il governo cubano. Credo che tutto questo sia stato possibile anche perché l'iniziativa della Regione Calabria è la prima iniziativa in Europa che vede impegnati i professionisti cubani apprezzati in tutto il mondo. Regione, nuove nomine alla guida dei dipartimenti. La Giunta sceglie i vertici della cittadella. Ieri la giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha nominato i responsabili di alcuni dipartimenti e di due strutture complesse, il tutto a distanza di qualche giorno da un altro turno di nomine ai vertici della struttura burocratica della cittadella. Al lavoro e all'agricoltura, confermati rispettivamente Roberto Cosentino e Giacomo Giovinazzo. Resta in carica Salvatore Siviglia all'ambiente, mentre la dirigente Roberta Porcelli è stata nominata reggente della stazione appaltante e Fortunato Varone all'audit. Al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali è stato nominato Paolo Praticò, l'unico esterno e già in passato direttore generale ai fondi comunitari. Un mese fa erano stati confermati Eugenia Montilla al segretariato e Tommaso Calabrò alla transizione digitale e nominata Marina Patrizia Petrolo al personale. Ospedale San Bruno, il comitato chiede i documenti, la casa della comunità deve essere allocata altrove.
Il Comitato San Bruno non allenta la sua attività a difesa del diritto alla salute nelle serre e prosegue in particolare la battaglia in favore dell'ospedale, ripartendo dagli esiti dell'incontro svoltosi presso la cittadella regionale prima di Natale. Subito dopo quell'appuntamento, gli esponenti del sodalizio hanno formalizzato via PEC una richiesta al commissario straordinario dell'ASP Giuseppe Giuliano, al presidente della Regione Calabria e commissario per la sanità Roberto Occhiuto e ai tecnici Maria Pompea Bernardi, Pasquale Gidaro e Sabina Scordo, al fine di ottenere in tempi ristretti la documentazione relativa alla collocazione della casa della comunità all'interno dell'ospedale San Bruno e poter dunque dimostrare l'inconciliabilità delle due strutture. Sin dalla sua nascita, infatti, il Comitato ha sostenuto un concetto che contiene un timore specifico. L'allocazione della casa della comunità dentro il San Bruno rappresenta il preludio della chiusura del nosocomio. Da questa convinzione il Comitato non si muove e ritiene urgente trovare un nuovo posizionamento. In più vuole vederci chiaro sul percorso effettuato e proprio per questo è stato richiesto di avere la proposta elaborata dall'ex commissario straordinario Maria Pompea Bernardi ed esplicitata al sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari di acquisto dell'immobile di via Alfonso Scrivo dove ha attualmente sede il distretto sanitario. Il Comitato afferma che l'eventuale raggiungimento di un accordo avrebbe risolto definitivamente il problema dell'allocazione della casa della comunità e aggiunge che oggi purtroppo le condizioni sembrano essere cambiate. Affinché la casa della comunità possa essere allocata nei locali del distretto, adesso dovrebbe esserci una concessione a titolo gratuito da parte del Comune, cosa che il Sindaco non intende fare. Questo nodo fa scaturire ipotesi ed interrogativi. Forse il sindaco e i suoi assessori non sanno che l'ASP, al di là del rinnovo contrattuale automatico avvenuto, può recedere dallo stesso con preavviso di 6 mesi. Ciò comporterebbe in ogni caso la perdita del canone di locazione e la perdita di una struttura sanitaria. Pertanto, vista l'inerzia dell'amministrazione nell'individuare degli immobili da adibire a casa della comunità, nonostante i vari suggerimenti, non è da escludere la presa in considerazione della proposta fatta dal sindaco di Spadola, Cosimo Damiano Piromalli, il quale ha dato la disponibilità del comune a concedere all'ASP un immobile a titolo gratuito. Alla luce della necessità di individuare una soluzione, nonostante la richiesta dei consiglieri di minoranza di convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto, il Comitato chiede ai sindaci del comprensorio di farsi parte diligente e convocarne uno a loro volta aperto a tutti i sindaci e a tutte le istituzioni. Infine, il Comitato ribadisce che proseguirà nella sua azione con nuove importanti iniziative. Squillace, riaperta al traffico la strada provinciale 162, meglio nota come il Girone. Sono stati giorni difficili, passati a gestire notevoli disagi per la viabilità comunale ed intercomunale a causa di un'ordinanza di chiusura al traffico di una strada strategica per il collegamento intercomunale. Il provvedimento si era reso necessario a seguito della caduta di un grosso sasso da un costone adiacente al castello, ma finalmente il problema è stato risolto. Il sindaco del comune di Squillace, dottor Pasquale Muccari, attraverso una nota stampa, esprime tutta la sua soddisfazione. Con particolare gioia comunico che il 29 dicembre la strada provinciale numero 162, meglio conosciuta come il Girone, è stata riaperta al traffico. Un vivo ringraziamento al presidente della provincia, Amedeo Mormile, e ai tecnici dell'ente per la celerità con cui hanno reperito le risorse e risolto con tempestività la problematica. Un sentito apprezzamento anche al nostro assessore alla programmazione e turismo, dottor Franco Caccia, per il suo costante impegno, volto anche alla valorizzazione dei rapporti con le altre amministrazioni, che ha portato notevoli e concrete ricadute documentate nei diversi finanziamenti ottenuti dal Comune di Squillace. Un grazie inoltre alla cittadinanza e ai gestori delle diverse attività economiche per il forte senso di responsabilità dimostrato nella circostanza, specie in un periodo particolare dell'anno. Sono questi, conclude il sindaco Muccari, segnali incoraggianti del lavoro che, nonostante difficoltà strutturali e carenze di risorse, è possibile portare avanti nei nostri territori. Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 54 anche donne e minori. Nuovo sbarco di migranti nel porto di Roccella Ionica, nella Locride. Nella notte, a seguito di un'operazione di soccorso in mare compiuta da militari della Guardia Costiera al largo della costa calabrese, sono sbarcati 54 profughi di varie nazionalità.
Tra i migranti provenienti da Afghanistan, Siria, Palestina e Iran, una decina di donne, alcuni bambini e una dozzina circa di minori non accompagnati. Prima di raggiungere il porto di Roccella, i profughi, partiti circa una settimana fa dalle coste della Turchia, si trovavano a bordo di una piccola barca a vela in balia del Mare Mosso e localizzata, dopo alcune richieste di aiuto, partite dalla stessa piccola imbarcazione, a circa 25 miglia di distanza dalle coste della Calabria. A coordinare l'operazione di soccorso compiuta dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica sono stati i responsabili della sala operativa della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Dopo lo sbarco notturno, i profughi sono stati dapprima sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e poi muniti di indumenti nuovi, asciutti e viveri di prima necessità. Successivamente i migranti, su disposizione della Prefettura Reggina, sono stati momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata lo scorso anno e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Con quest'ultimo arrivo è salito ad 80 per un totale di circa 8.000 profughi il numero degli sbarchi nel solo porto di Roccella Ionica dall'inizio dell'anno. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Consiglio comunale di fine anno con variazione di bilancio in entrata a Chiaravalle. Secondo punto dell'ordine del giorno, la ratifica di un atto deliberativo di giunta adottato in data 29 di novembre, se non erro la stessa data del Consiglio comunale, dove praticamente il Comune di Chiaravalle si vedeva attribuito ulteriori fondi, quindi è una variazione in entrata di bilancio in entrata. In modo chiaro erano 20.000 euro per la messa in sicurezza del territorio e abbiamo avuto la possibilità di poter presentare a seguito di una richiesta già effettuata da parte del Comune con i danni alluvionali del 2018, dove già il Comune era stato interessato da interventi per quasi oltre 600.000 euro, di poter ripresentare anche ulteriori richieste e non superiori ai 20.000 euro se erano rimaste o meno delle opere da realizzare, poiché noi potenzialmente ci sono rimasti due interventi fondamentali e parliamo della zona Incenso, dove c'è la spalletta di un ponticciato che andava ripristinata, e l'altro intervento è proprio la passerella a Mastora. Abbiamo fatto queste richieste e ci sono stati riconosciuti solo un intervento di 20.000 euro che sono già stati assegnati al comune di Chiaravalle, e l'altro invece riguarda il caro energia. Praticamente con un ulteriore decreto da parte dello Stato, i comuni hanno avuto ulteriori fondi per quanto riguarda l'aumento delle bollette. In questo caso parliamo di 48.185 euro. Questi soldi vengono quindi in entrata e destinati in uscita, se non erro, Enzo, se poi vuoi entrare prima in me, i 20.000 euro, è chiaro, vanno indicati e solo per questo tipo di intervento di questo ripristino della zona Incenso. Per quanto riguarda i 28.000 euro, vengono destinati per il pagamento delle bollette per quanto riguarda il caro energia. Per il siope, perché c'è questa nuova procedura, devono essere indicate, quindi noi l'aumento viene indicato nelle spese che abbiamo avuto di mantenimento, quindi delle scuole, in modo particolare dove abbiamo il maggiore consumo, quindi la scuola elementare per il gas e l'energia elettrica, e per quanto riguarda il restante pubblica illuminazione. Quindi diciamo, queste qua sono la variazione in entrata e in uscita aggiuntiva a quelle che noi già avevamo previsto. Se c'è da aggiungere qualche altra cosa, mi pare che questo verrà. No. Le cose che stavo dicendo ricorrevano i motivi perché avevamo finito il Consiglio Comunale per quanto riguardava le due variazioni e la salvaguardia, e poi diciamo 24 ore prima abbiamo saputo di questo ulteriore accreditamento, e quindi era giusto denunciare, perché a fine anno ancora dobbiamo pagare le bollette del secondo semestre. Quindi c'è la copertura, non abbiamo debiti con l'energia, quindi riusciamo in termini di cassa a sopperire quelle che sono le scadenze in fattura. Nessuno. Sì, io volevo capire per quel che riguarda la messa in sicurezza, se sono interventi, se è già previsto l'utilizzo di questo fondo, in che termini? Le sicurezze di 20.000 euro. Sì, 20.000. L'intervento al ponte Incenso
parla proprio in modo specifico la Spalletta di questo posto. Ma c'è una relazione? C'è un... No, c'è una richiesta dei danni subiti quando c'è stata l'alluvione del 2018 e ora a seguito di quella richiesta si deve procedere con l'ufficio tecnico, procederà con il progetto. Quindi è stata fatta una relazione tecnica, cioè, prima? Diciamo che è stato fatto l'intervento di messa in sicurezza di quell'area, con la richiesta, come è stato fatto con Pietracavallo, Romano, Russo, Sambuco e tutte le altre zone, e poi a seguito del finanziamento poi si interviene con la progettazione, con l'intervento. Quindi siamo in fase preliminare. Anche lì diciamo, era una richiesta fatta dei danni subiti a seguito di quei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ho detto prima, avevamo già avuto assegnati oltre 600.000 euro per 4 interventi, ora c'è questa aggiunta, questa quota di 20.000 euro. È indicato proprio in modo specifico Vincenzo e Mastora come intervento che noi avevamo richiesto, però dato che poi loro hanno dato solo 20.000 euro, quindi in realtà bisogna intervenire su Vincenzo. È chiaro che se loro riescono a fare un intervento tale da poter anche intervenire sul ponticciastro di Mastora, è chiaro che si va, però questo è una questione poi di intervento. È anche vero che noi, vi ricordo, sempre abbiamo avuto un ulteriore finanziamento che qualche giorno fa, proprio in quella data, abbiamo portato in Consiglio Comunale di variazione di bilancio in entrata di 167.000 euro, se non erro, non vorrei sbagliarmi, per la progettazione di interventi di messa in sicurezza nel territorio, e in quella progettazione vengono anche inserite in modo chiaro, quindi con un intervento proprio corposo, anche Mastora come indicazione per poter eventualmente poi, se dopo aver avuto il finanziamento per la progettazione, ci auguriamo che poi ci sarà il seguito per avere invece il prosieguo e avere anche il finanziamento per seguire le opere. Ultimamente, come amministrazione comunale, ho scritto alla prefettura facendo un resoconto di tutta l'attività sul dissesto idrogeologico che noi abbiamo a Chiaravalle, andando a capire tutti gli interventi che sono stati fatti, gli interventi che si stanno facendo, parliamo dei 2 milioni e mezzo avuti nel 2021 e di quelli che pensiamo siano necessari, vedendo le varie zone a rischio geologico di Chiaravalle, dover intervenire, e abbiamo fatto un'ulteriore richiesta alla prefettura, poiché da notizie così di stampa riguardo gli interventi che il governo pensa di dover adottare, si parla di oltre 3 miliardi di euro che andranno ad essere messi a disposizione dei comuni. Quindi noi non ci siamo voluti far trovare impreparati, e quindi ho disposto, e gli uffici hanno eseguito, inviando alla prefettura non più tardi della scorsa settimana, una richiesta di tutte le zone nostre come dissesto idrogeologico per poter eventualmente poter intervenire e mettere in mano e mettere sicurezza a queste zone. Se non ci stanno altri interventi, possiamo portare alla votazione, quindi approvazione di questa ratifica. Enzo, serve l'immediata sicurezza, per finiamo. Facciamo l'immediata. Tanto è chiuso l'esercizio. Sì. Se volete solo la prova di anticipazione, credo che non bene, quindi se non posso. Va bene. E approfittiamo per chiudere l'anno, quindi con questo Consiglio Comunale. Vanno travagliato, come voi ben sapete, tutti i comuni stanno avendo delle grossissime difficoltà dettate un po' prima dalle misure Covid, poi successivamente da questa emergenze con il caro bollette, che hanno portato e anche e soprattutto una situazione di ingovernabilità nelle amministrazioni comunali, e ha portato le aziende a poter fermare i cantieri,
e non poter portare a termine le proprie opere. Abbiamo avuto i prezziari regionali aumentati, quindi l'aggiornamento di tutti i prezziari e quindi di tutti i costi per quanto riguarda le opere in corso, cioè situazioni un po' drammatiche. Chiaravalle ha cercato però a testa alta di andare avanti e portare avanti con onestà e correttezza quanto gli era consentito. Volevo dare anche un dato non ultimo, Stefania, che è uscito in questi giorni. Chiaravalle è tra i primi 20-25 comuni a livello regionale con le percentuali di raccolta differenziata più elevata, che supera oltre il 70%, considerando che Chiaravalle ha anche continuato nell'anno 2022 con la raccolta indifferenziata per le misure Covid, cosa che molti comuni invece non avevano fatto e che poi la Regione effettivamente con propria disposizione ha detto che non andava più fatto. Noi avevamo continuato e sicuramente questo qua ha influito ad abbassare questo valore di raccolta, però questo ci fa onore perché tra le tante difficoltà che abbiamo visto anche dalle immagini televisive, note stampa di tanti comuni che non riuscivano ad eseguire questo tipo di servizio, noi invece lo abbiamo sempre portato a testa alta avanti e ci fa, e fa onore alla Stefania in modo particolare come assessore e come consigliere delegato ad aver avuto questi risultati che si hanno solo ed esclusivamente perché si riesce a stare sulla problematica e a portarla a termine, come anche tutti gli altri miei consiglieri e assessori, ognuno per la propria responsabilità, con le tante difficoltà che abbiamo avuto. Voglio ricordare Giuliano Fera, non ci scordiamo che lo Stato ha destinato 20.000 euro solo per quanto riguardava le manutenzioni delle strade e invece con grande sacrificio e grande attenzione abbiamo cercato di poter mettere mano il più possibile anche con risorse del Comune per poter arrivare a parare in qualche modo a delle situazioni di grave emergenza, agli interventi per quanto riguarda la cultura con le manifestazioni fatte, per quanto riguarda gli spettacoli e anche gli estivi, per quanto riguarda i progetti con la legalità. Con tutte le azioni, Chiaravalle ha cercato veramente con grande difficoltà e con le carenze purtroppo che si hanno a livello di trasferimento da parte dello Stato, non cercando di non far mancare niente ai cittadini, garantendo sempre di più tutti i servizi, ha cercato nello stesso tempo di dare risposte sempre maggiori. Noi continueremo così, mi auguro sempre anche una disponibilità di collaborazione da parte della minoranza. Come ho detto nello scorso Consiglio Comunale, non servono azioni su Facebook per dire delle cose inesatte che poi si arriva in un Consiglio Comunale dove vengono smentite, vengono chieste delle delucidazioni su quelle cose dette che poi in realtà erano cose che non risultavano alla realtà. Purtroppo questo non serve a far crescere il nostro paese e vorrevo proprio chiarire in queste ore notizie uscite su una situazione della Cassa della Salute dove sta creando grande difficoltà anche a chi opera là dentro, poiché sono notizie non vere, notizie che veramente creano dei danni alla sanità territoriale che Chiaravalle riesce a garantire, perché non è concepibile, permesso parlare di pediatria che non esiste quando già c'è un ambulatorio che funziona, non è giusto parlare di laboratori di analisi che non dà prescrizioni quando ne dà 40 al giorno, non è giusto parlare di tanti di servizi che sono stati evidenziati che ci fanno fare anche un'immagine brutta all'esterno di attività che in realtà invece vengono erogate con assunzione di personale. Volevo ricordare i fisiatri, come il radiologo assunto, come il pneumologo assunto e come tutte le ore aggiuntive che sono state concesse anche a Chiaravalle e quindi dall'oculistica, all'odontologia e tant'altro. Quindi dispiace che per poter magari uscire e far denigrare
più che altro l'amministrazione si colpisce uno dei servizi che vengono veramente resi sul territorio della provincia di Catanzaro con grande efficienza. E non è bello perché purtroppo la sanità oggi sta mettendo mano e lo ha detto in modo chiaro il Presidente Occhiuto, ha trovato macerie e sta cercando di ricostruire una sanità, ma non è la sanità di Chiaravalle, è la sanità regionale, la sanità nazionale che purtroppo bisogna mettere in mano. Se si vuole poi far apparire solo e attaccare l'amministrazione di Chiaravalle se mancano le batterie oppure non vengono prestati alcuni tipi di servizio che sono dettati dalle normative, se un concorso non si può fare perché bisogna prima fare una mobilità regionale, poi bisogna fare una mobilità interregionale e poi si può arrivare al concorso, sicuramente non ha responsabilità in tal senso il sindaco di Chiaravalle. Si vuole pur di apparire dare queste responsabilità, io me le prendo e perché così facilito anche il compito a chi vuole solo far attacchi e non vuole essere costruttivo per questa amministrazione. Io quindi mi auguro per il nuovo anno invece che si possa ritornare con i piedi per terra, si possa essere realmente coscienziosi a capire quali sono le difficoltà, quali sono le nostre responsabilità, quali risposte noi possiamo dare per poter veramente sperare di poter avere un anno migliore per tutti quanti noi. Grazie e auguri di buon anno.